Oh, ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Prima che possiate dire qualcosa, sì, mi sto facendo crescere i baffi alla Tom Selleck, quindi non scandalizzatevi, soprattutto nei commenti. E oggi è il primissimo giorno pieno di vacanze, finalmente è iniziata l'estate 2023. Ieri siamo arrivati qua in montagna, ma non ho vloggato perché c'è sempre un sacco di cose da fare quando si arriva in montagna: scaricare la macchina, mettere a posto la casa, dare una simil pulizia, insomma andare a fare la spesa, cosa che abbiamo già fatto tutto ieri. E quindi oggi ci possiamo, tra virgolette, rilassare, perché anche oggi sarà una giornata frenetica, per questo ho deciso di iniziare questo vlog. Prima di iniziare vi volevo ringraziare perché finalmente abbiamo raggiunto 1000 iscritti sul canale, quindi sono molto contento, molto soddisfatto, nonostante i miei vlog siano puro riprese di vita quotidiana, senza nulla scritto, senza nulla di preparato. Insomma, mi riprendo, poi monto quello che viene, insomma, quello che viene sembra piacervi, quindi sono molto contento di tutto questo. Ci sono tantissime novità quest'anno in montagna, una tra queste è che fa fresco, siamo arrivati e probabilmente i temporali che ci sono stati in questi giorni hanno raffrescato tantissimo la montagna. Infatti questa mattina mi sono messo i jeans e stavo anche pensando di mettermi una felpa, ma forse è un po' esagerato perché comunque giù al lago fa sempre anche un po' caldino. E soprattutto hanno tagliato un albero che c'era qua, proprio qua davanti all'ingresso, che qualche anno fa era stato buttato giù a metà da una tempesta e iniziato a marcire. Probabilmente l'hanno tagliato perché probabilmente iniziava a diventare un po' pericolosino, e infatti questa adesso è la view, manca l'albero, quindi si vede molto meglio il paese, soprattutto dal balcone che poi vi farò vedere. Cosa devo dire d'altro? Ci stiamo preparando, Arianna in camera si sta preparando anche lei, e andiamo giù al lago a fare colazione e poi a fare qualche commissione. Oggi sarà una giornata molto impegnativa. Credo di aver detto tutto. Eccola Arianna. Ultima cosa prima di partire. Guardate l'Arianna quanto è bella con la sua nuova capigliatura e il suo nuovo colore, che è simile a quello dell'altra volta. Non è vero, scuro. Preso i biscottini. Sì. Catturato. Catturali tutti. Gotta catch 'em all. Ciao. Mi hanno fatto il cuoricino, che tenerini. Colazione fatta ragazzi, super proud di Specter e Penny, che nonostante non siano cani che abbiano tanta voglia di andare in giro in mezzo alla gente, hanno fatto molto i bravi, anche se passava qualche cagnolino, insomma loro quando vedono qualche cane abbaiano. Questa volta sono stati molto 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 calmi. Adesso ci facciamo un bel giretto lungo lago e tiro una bella arietta, ma soprattutto non ho mai visto il lago così mosso. È molto inquietante, fa quasi paura. Specter, se devi fare qualcosa, questo direi che è il momento ideale. Piccolo momento sfogo. Allora, Specter, si sa, è un cane molto molto vivace, abbaia, insomma è un cane che è difficile da tenere. E prima passa una signora con un barboncino e cosa fa? Se vedi che io il cane comunque te lo tiro, nel senso che me lo tengo vicino a me e magari mi sposto, tu, signora col barboncino, non continuare ad avvicinarti, perché non succede nulla, ma continua a abbaiare e poi si agita e tutto. Quindi io non capisco queste persone che, se vedi che il cane io me lo tengo vicino e magari mi sposto, tu continui a avvicinarti. E no, questa cosa mi dà veramente fastidio.
Ma cioè non mi è capitato solo una volta, mi capita un sacco di volte. Quindi io non capisco, non capisco queste persone che coi cani si avvicinano ad altri cani così senza chiedere poi il permesso. Arianna va a ritirare il libro che ha prenotato qualche settimana fa alla Mondadori. Poi ve lo farà vedere lei ovviamente sul suo canale. Eccoci qua ragazzi, siamo tornati in paese e qua l'aria è decisamente più frizzante, più fresca. Si sta decisamente meglio, anche se il lago tirava un bel po' di vento. Adesso vi faccio vedere che panorama che c'è da qua, l'avrete visto in altri miei vlog. E c'è un panorama devastante. Guardate che bello. Ragazzi, prima di cominciare a preparare da mangiare, oggi ho deciso che preparerò da mangiare fuori, all'aperto, è la prima volta che lo faccio. E sono passato un attimo al supermercato prima di venire qua a prendere due cosine che vi faccio vedere. Allora, prima di tutto, il basilico, ragazzi, immancabile nelle vacanze il basilico. A me piace sempre prendermi cura di qualche piantina durante le vacanze. Il basilico è tra una di queste. Ho preso anche il rosmarino, che anche quello mi piace, ma un pelo meno, giusto per avere un piccolo orticello. Basilico è ovviamente una delle mie piante preferite, infatti dopo farò il sugo di pomodoro, ci aggiungerò qualche fogliolina. Poi trampiatterò in questi giorni la piantina, perché questi vasi sono proprio piccoli. Penny. Grazie Penny. Salve. Salve. Chi è? Aspetti. Sta succedendo così. Fa content. Appena passato un cagnolino e i cani sono impazziti. Invece tra qualche giorno trapianterò questo vasetto, cioè questa piantina in un vasetto un po' più grosso, e vediamo di farla crescere tutta l'estate. Magari faccio anche del pesto. Cosa dici? E poi, visto che quest'anno mi sono dimenticato la borraccia a casa, l'Arianna ha guardato il Carrefour e me ne ha presa una. Adesso vi faccio vedere qua, guardate, cioè oltretutto guardate che packaging, la marca è Bella Vita, Vivere Accogliente, che non sta decisamente sponsorizzando questo segmento di video. C'è un po' d'arietta, chissà se si sente bene. E però è molto bella perché è molto minimal, come piace a me. Mazza, oh, che roba. C'è aria oggi, non so se si sente. Come piace a me è minimal, rossa, più che altro Arianna dice è color ciliegia. E volato tutto. Guarda che bella. Mi sta anche bene con la felpa qua. Carina. Sicuramente la utilizzerò in qualche camminata quest'anno. È da lavare. Molto bene, iniziamo a cucinare. Sughetto pronto. Pomodoro, aglio, cipolla, peperoncino, sale e pepe. Adesso andiamo a metterlo sul forno. Allora, mentre che il sugo sta sugando, faccio una piccola riflessione sull'inizio di questa vacanza. Quest'anno, rullo di tamburi, sono 10 anni che vengo in questo paesino sperduto nelle montagne del Lago Maggiore, e la cosa mi fa molto piacere perché non mi sono ancora stancato, non mi sono ancora annoiato, nonostante la casa sia molto vecchia e manchino molte di quelle comodità che abbiamo a casa nostra. Ma ragazzi, la montagna, anche questo, la montagna è un po' perdere tutte quelle comodità che hai a casa, che hai durante la vita quotidiana, la lavastoviglie, l'acqua calda, la lavatrice sono ancora qua,
oddio, sono molto l'acqua calda, ad esempio c'è solo in bagno, in cucina non c'è, bisogna lavare i piatti, non c'è la lavastoviglie, insomma, sono tutte quelle un po' comodità che ci mancano, ma la vacanza è anche questa, la vacanza in montagna è anche questa, perché sennò, ragazzi, cosa facevo? Me ne andavo in hotel a 3 stelle, al mare, tutto bello, eh? E invece no, io voglio venire qua e perdere tutte le comodità per poi tornare a casa a settembre e ritrovare un po' tutto quello che mi era mancato. Andiamo a vedere com'è il sugo. Se solo si potesse sentire quel profumino che viene qua. Questa prima giornata di vacanza è quasi giunta al termine. Adesso sto sentendo varie persone qua intorno che stanno tagliando il giardino, quindi molto probabilmente inizierò anch'io a tagliare il giardino, perché c'è l'erba un po' alta, mi piace un po' il giardino in ordine, a vedere magari quei cani prendono le pulci, non mi piace, mi prendono le zecche, allora il giardino deve essere sempre bello, pulito e in ordine, quindi molto probabilmente adesso taglierò il giardino. Spero che questo vlog vi sia piaciuto, seguiranno tantissimi altri video di questa vacanza che direi che quest'anno mi sono strameritato dopo tutto quello che è successo, e mi raccomando iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo vlog.